L'Italia ha riguadagnato quasi 100 punti di spread in una giornata. Questo era evidente, no? Cioè un'immagine di una persona che ha prestigio fa guadagnare lo spread. Insomma, abbiamo sempre scritto e detto che non vi era alcuna ragione dal punto di vista del deficit che vi fosse uno spread così elevato, ma che questo derivava dalle incertezze, contraddizioni e problemi del governo. Una volta aperta la porta a una persona che si sa essere severa e coerente, i mercati reagiscono bene, ecco. Però non so assolutamente dirvi come vadano le trattative, perché io vivo in Bologna. Il governo tecnico rappresenta una squalifica per la politica italiana? Il governo tecnico, in questo momento occorre un governo che dia credibilità internazionale all'Italia. Quello di Monti lo è? Certo. 100 punti in un giorno.